Eccoci belli, i miei capelli dopo 2 giorni del lavaggio, guardate il volume, è enorme, è rosso, come sapete l'ho perso tutto, infatti sono bianchissimi e quindi ieri sono andata a comprarmi questo che in Italia non c'è perché c'è solo questo supermercato spagnolo che dice che devo metterlo, lo applico sui capelli umidi. E lascio agire dal 3 al 5 minuti. Di solito io questo non lo rilavo come il Crazy Color, non lo rilavo, lo metto su e lo lascio, faccio styling e via. Però questa volta le do retta, perché dicono che se si applica su regge da 3 a 5 lavaggi. Vedremo. Sono attrezzata con i guanti. Vado a lavarmi i capelli perché così riesco a pettinarli. E ci vediamo durante l'applicazione, il styling come sempre veloce, e vediamo il risultato dei capelli. Adesso cercherò di tamponarli per usare tanto si asciugano così alla velocità della luce. Allora, adesso li divido. Vediamo metà. Ok, li divido questa parte. Dovrei cominciare a fare il ciclo di rosmarino sui capelli, infatti devo comprarmi una cosetta spray, una bottiglietta spray per cominciare a preparare il rosmarino con chiodi di garofano per aiutare la ricrescita dei capelli perché mi stanno cadendo ultimamente tanto. Allora, questa qua è la rosso. Ovviamente il pigmento di Crazy Color è abbastanza, è più marcato che questo qua. Veramente. Quando ero in Italia il colore di capelli è andato più o meno così e al primo uso del Crazy Color mi è tornato rosso perché è favoloso il Crazy Color. Comunque, andiamo avanti. Guarda, vi avevo detto che lo risciacquo, ma sinceramente non lo risciacquo, perché è una crema, realmente è una crema idratante. Ho cambiato idea, guardate i ricci come sono belli, perché passo proprio il bordo così. Su tutta la chioma qua dentro, i ricci sono belli. Così. Ok. Non lo risciacquo.
Adesso. Ok. Ho portato Cane a fare la passeggiata, ho asciugato i capelli col phon, l'ho messi su, pulito casa, ho fatto un po' di cose prima di andare a lavorare, quindi vi faccio vedere il risultato. Speriamo che ci stupisce. Voilà. Il colore c'è. Adesso andiamo a dare la forma. Dunque, quando ho asciugato i capelli con, cioè quando ho lasciato i capelli questo prodotto su, mi ha seccato abbastanza i ricci, infatti sono belli, però sono secchi come fosse ho usato la schiuma, però adesso andiamo a dargli la forma. Guardate il prima, ok? Andiamo al dopo. Allora, infilare. E cercare, non è che lo facciamo dalla radice, ma lo facciamo dalla parte esterna, perché sapendo che realmente dipende che giorno è l'asciugatura dei capelli, se è il giorno prima, oddio, se ad esempio ho lavato i capelli ieri e oggi c'è una uscita o qualcosa e voglio volume, sì che uso il pettine africano dalla radice, così mi dà volume. Ma se lo faccio nello stesso giorno che ho lavato i capelli, si separano, però cadono i capelli, non hanno quel duro per avere il volume. Per cui il pettine africano, in caso che appena lavate i capelli volete volume, non usatelo nella radice, ma lo usate sulle punta per allungare, per dare volume solamente alle punta. Alla radice lo fate il giorno dopo. Guardate che roba. La differenza. E stasera, quando vado a dormire, userò il gel. O il gel di semidilino se ci avete, o il gel di aloe vera sulle radici per dargli più morbidezza. E questo qua è il risultato, il colore direi che è favoloso, il colore è stupendo, sotto il sole è molto più acceso il rosso. Come sapete, i capelli ricci praticamente danno due toni in meno confronto ai capelli lisci, quindi un rosso così su una ragazza con i capelli lisci sarà molto più acceso. Questo qua è il risultato, aspetta che lo vedo. Voilà. Comunque toccate sempre, come vedete qua, sapendo che l'ho separati, io stasera senza ombra di dubbio dovrei mettere un gel sotto, li metto tra le dita e
li allungo così nella parte interna, nella radice, così li idrato, non mi fanno quell'effetto frizz che già domani o dopodomani sono già brutti i capelli. Quindi cerchiamo di mantenerli belli. Se vi piacciono i miei video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, vi voglio tanto bene, grazie che mi seguite. Ciao a tutti.